Salve a tutti, ben ritrovati, nuova puntata di 50 sfumature di Green. Come avete visto, insomma, nella sigla si parla in questa trasmissione di ambiente, sostenibilità, di tutto quello che è il nostro mondo, perché dobbiamo salvaguardarlo. Ne abbiamo solo un pianeta e quello è nostro, questa terra, dobbiamo preservarla. Parliamo oggi di mare, parliamo di tutto quello che sta comportando questi ultimi problemi, anche discorso legato alla siccità. Vediamo come ci possono essere delle influenze negative a livello anche del tutta la filiera alimentare. Però oggi ci concentriamo sui mari e quindi abbiamo invitato Salvatore Magri, navigatore oceanico. Salve Salvatore, ben trovato. Grazie intanto dell'invito, Gianluca, e alla redazione di Cusano Italia TV. Noi ci siamo conosciuti durante il Festival della Sostenibilità, che è in voga anche quest'anno. Salvatore, l'importanza del mare, l'importanza dell'acqua oggigiorno. Una domanda molto molto difficile ed è complicato rispondere. Quello che posso dire, tanto per cominciare, è che il mare è la fonte di vita. Noi non saremmo qui intorno a questo tavolo, non saremmo ad abitare questo pianeta in assenza del mare, perché è dal mare che ha avuto origine qualunque forma di vita. E naturalmente il mare è in grado di condizionare anche tutta la situazione climatica che oggi ci troviamo ad affrontare. Perché è il mare, l'innalzamento delle temperature dell'acqua di mare che poi porta come conseguenza l'innalzamento delle temperature in generale sul pianeta. Salvatore, sei stato protagonista di tante traversate, ricordiamo queste foto, questi video sono assolutamente frutto del tuo lavoro e quindi complimenti perché ci stai e ci farai sognare in questa parte. Tu sei stato, ecco, protagonista, possiamo anche vedere da alcune immagini, alcune foto delle rotte, no? Che hai attraversato il mare. Allora, faccele un po' a raccontare e che spedizione è stata. Allora, questa immagine qui mostra la spedizione che abbiamo realizzato nel 2012. Siamo stati il primo equipaggio italiano ad attraversare il passaggio a nord-ovest, la rotta scoperta agli inizi del Novecento da Roald Amundsen, e noi 110 anni dopo l'abbiamo ripercorsa esattamente seguendo il suo itinerario. Primi italiani, come ho detto prima, siamo partiti dalla Norvegia, siamo arrivati in Islanda, abbiamo aggirato la punta meridionale della Groenlandia, siamo risaliti lungo la costa occidentale della Groenlandia e poi da lì ci siamo infilati in un dedalo di isole e ghiaccio, che è praticamente il Nunavut, il nuovo territorio canadese, fino a raggiungere, percorrendo tutte le coste canadesi prima e americane dopo, fino a raggiungere Nome in Alaska e poi le Aleutine per mettere la barca al sicuro dai ghiacci per l'inverno. Poi c'è un'altra anche immagine, un'altra rotta che tu hai fatto, sempre, eccola qua. Questo è il complesso delle due rotte artiche che abbiamo percorso, quella in giallo è il passaggio a nord-ovest che abbiamo appena visto, quella in rosso adesso invece mostra il passaggio a nord-est che più recentemente l'abbiamo realizzata nel 2019 e nel complesso abbiamo realizzato il periplo dell'Artico, quindi i primi italiani che in barca a vela, ma comunque con qualunque tipo di imbarcazione, abbiano mai percorso il periplo dell'Artico. Tu Secondi al conquistati, mondo, secondo al mondo. insomma, è qui, insomma, una fortuna averlo qui vicino a noi. Con quale spedizione, con quale imbarcazione? L'imbarcazione è una barca a vela d'acciaio di 15 metri, quindi non è una barca grande, è d'acciaio, quindi ci consente di affrontare alcune situazioni di ghiaccio, non eccessivo naturalmente, perché non è un rompighiaccio la nostra barca. E l'equipaggio è formato, diciamo, varia dal minimo di 3-4 persone ad un massimo di 6 quando navighiamo in Artico. C'è un video, bravissimo Matteo, che stai mettendo, c'è un video anche del mare mosso e quindi fa capire questo video anche la condizione. Voi quanti siete sulla nave? In queste circostanze eravamo in 5. Queste immagini sono interessanti per una serie di motivi. Intanto, vabbè, vediamo il mare agitato, quello che a noi può sembrare mare agitato, ma in realtà
a noi dell'equipaggio, questo è praticamente il mare che tutti i giorni ti trovi ad affrontare. Okay. La particolarità di questa immagine è che qui siamo ad una latitudine molto superiore ai 70 gradi nord, siamo intorno ai 75 gradi nord, dove normalmente dovrebbe esserci del ghiaccio. E invece, come potete vedere, è assolutamente libero dal ghiaccio, e questo dimostra che la calotta polare si sta ritraendo sempre di più anno dopo anno. Qui eravamo a nord della costa siberiana in Russia, quindi durante il passaggio a nord-est. Andiamo a vedere anche il video, c'è anche l'audio con la trappola di ghiaccio, e insomma fa capire bene la situazione che stavi descrivendo prima. Un attimo che la calcolo, poi te lo dico. Una decina di miglia. Io direi a questo punto, visto che è così bello libero, che tu possa venire giù, perché ti geli là sopra. Ok, vengo giù. Così, tenendoti un po' sulla dritta in modo da provare a girare tutto a sinistra in questo piccolo canale che ci si apre a 90 gradi sulla sinistra. Ok. Avanti adagio così. Sei perfettamente al centro, non ci sono lingue di ghiaccio che sporgono. Abbiamo un passaggio libero. Ok, dritta. Tieniti sulla destra se puoi. Bene così. Ecco, la spedizione insomma in Artico, dicevi prima, Salvatore, un problema grande, a parte dice, invece eravamo nel pack, quindi no, mi spiegavi insomma mentre mandavano le immagini che la situazione era abbastanza tranquilla. E tornando al discorso tuo di prima, c'è un problema, quello dello scioglimento dei ghiacci. Sì. Perché viviamo anche in quest'estate torrida, lo vediamo, no? Maggio 35 gradi, dal 20 maggio in poi stiamo avendo veramente un'estate molto molto calda e si va sempre peggio. Ecco, questo comporta tutta una serie di problemi, tra cui lo scioglimento del ghiaccio. Sì, lo scioglimento del ghiaccio è un problema per tanti motivi, perché libera anidride carbonica nell'atmosfera, perché nel tempo l'ha imprigionato, l'ha compresso e adesso man mano che si scioglie quel ghiaccio libera anidride carbonica che contribuisce ad aumentare l'effetto serra. E l'altro grande problema che viene subito appresso, se non proprio insieme, è che lo scioglimento dei ghiacci, quindi ghiaccio soprattutto terrestre, quindi acqua in più che si scioglie e finisce in mare, provocherà sicuramente l'innalzamento dei livelli del mare. Una precisazione su questo, perché spesso si generalizza. In realtà il ghiaccio dell'Artico è ghiaccio di mare,
quindi è acqua che si è gelata e si riscioglie e se rimaniamo circoscritti all'area artica non provocherà innalzamento dei livelli del mare, ma tutto il ghiaccio terrestre, a cominciare dall'Antartide, piuttosto che il ghiaccio che abbiamo noi sulle Alpi o sui diversi ghiacciai sparsi per il mondo, sono quelli che sciogliendosi provocheranno l'innalzamento dei livelli del mare. Ecco, è un rischio per noi umani, ma anche per gli animali che vivono il mare. Allora, per noi umani, soprattutto perché c'è circa 1 miliardo di persone che vive in territori costieri o lagunari che si vedranno invaso il territorio dall'acqua di mare. E per gli animali il problema anche c'è, forse di natura diversa, perché man mano che certe acque insomma, si scaldano e aumenta la temperatura, si spostano, migrano. E questo genera ancora una volta un problema per le popolazioni. Noi stiamo osservando, per esempio, in Norvegia la fuga dei merluzzi, quelli che noi siamo abituati a mangiare sotto forma di stoccafisso, che si stanno spostando verso l'Islanda e probabilmente poi continueranno la corsa verso la Groenlandia alla ricerca di acque più fresche, perché anche il mare del nord sta aumentando di temperatura di 1-2 gradi e questo appunto contribuisce poi alla fine ad affamare delle popolazioni abituate ad avere, diciamo, un commercio di quel tipo di pesce e spostare, arricchire magari delle altre popolazioni. Ecco. Quindi, questi sono degli incontri che tu hai fatto anche con un globicefalo, vedete questo è un arcobaleno bianco, qualcosa di fantastico. Qua dove eravate? Qui eravamo sempre sopra, a largo della Bylot Island, praticamente nel Nunavut canadese, e l'immagine dell'arcobaleno bianco deriva dal fatto che le molecole d'aria sono così fredde che sono compresse e quindi non hanno lo stesso effetto della lente dei nostri arcobaleni, insomma, quindi non riescono a rifrangere completamente lo spettro solare. Mi parlavi prima delle popolazioni, no? Tu hai visitato, hai conosciuto gli Inuit. Ecco, qual è 5 mesi circa insieme agli Inuit fra la prima e la seconda spedizione. Che diciamo, impatto c'è stato, no, per loro a vedere, diciamo, un europeo? Che impatto hai avuto te? Mi dicevi anche il problema che loro hanno della caccia. Allora, noi occidentali, definiamoci così, siamo abituati ad esportare non solo democrazia ma anche tecnologie. Ci piace che tutto il mondo si adegui al nostro stile di vita. Beh, questo è un grande danno per alcune popolazioni indigene perché le loro culture, che a noi possono sembrare primitive, in realtà sono molto più in sintonia con l'ambiente, con la natura. E uno dei danni che noi abbiamo arrecato alle popolazioni Inuit è l'avergli portato delle motoslitte in sostituzione delle loro slitte trainate da cani. E questo cosa ha provocato? Due fenomeni. Il primo, che le ha resi più stanziali, mentre loro nascono come popolo nomade. Ma l'altro problema è che con la motoslitta loro, fatto il pieno di carburante, si portano dietro magari anche una tanica di carburante, fanno metà strada e poi devono tornare indietro. E quindi gli si limita il territorio di caccia. Mentre invece con i cani da slitta, tu man mano che avanzi, catturi una foca, ok, dai da mangiare ai cani, e i cani sono il tuo motore che ti consentono di andare ancora avanti, quindi avere a disposizione un territorio di caccia molto molto più ampio. E qui sempre il discorso del ghiaccio, cioè popolazione da una parte, animali e problema anche dello scioglimento dei ghiacci. Sono tre discorsi anche legati, no, a livello di ecosistema. Assolutamente. Noi dobbiamo anche capire e preservare anche il nostro pianeta con delle azioni mirate, non riscaldandolo, perché poi dopo il pianeta si ribella. Viviamo questi inverni completamente così diversi rispetto a 40 anni fa, ne parlavamo anche tanti ad altre trasmissioni con Luca Fiorani, che insomma conosci molto, molto meglio di me. Cosa dobbiamo fare secondo te per cercare di salvaguardare anche il mare? Tu hai fatto delle ricerche su questa barca, dici dove e cosa hai fatto e cosa hai trovato nel mare. Allora, le ricerche che abbiamo condotto noi sono state proprio realizzate per conto dell'ENEA in collaborazione con Luca Fiorani, che citavi un attimo fa,
ed è consistito nell'utilizzo di un fluorimetro marino. Un fluorimetro marino che l'Enea ha miniaturizzato proprio perché potesse essere portato a bordo di Best Explorer, che è una piccola barca, non è una nave oceanica. E abbiamo, per conto dell'Enea, fatto dei campionamenti, circa 400 campionamenti di acqua di mare, per rilevare al suo interno non solo plancton, ma anche tutta una serie di sostanze organiche che a volte devono naturalmente essere presenti in acqua, ma tante volte, per esempio idrocarburi piuttosto che oli di altra natura, non ci devono essere in mare. Noi l'abbiamo rilevato. E l'abbiamo rilevato soprattutto, come naturale che sia, in prossimità delle coste o all'interno degli estuari o dei delta dei fiumi, perché è la zona che maggiormente viene antropizzata. Cioè la presenza umana naturalmente si concentra sulle coste e non al centro degli oceani. Dove stavi come zona? Queste ricerche qui le abbiamo fatte lungo il passaggio a nord-est, quindi al largo delle coste russe, della Siberia, della Kamchatka, della Yakutia e poi della Siberia dopo. Ma c'è un problema lì anche a Russia, anche del sottosuolo? Ecco, questa è una cosa che spesso sfugge all'attenzione, insomma, soprattutto degli ascoltatori, perché uno immagina il ghiaccio, quello che si vede sulle montagne, piuttosto esatto. che il pack in mare. C'è una quantità di ghiaccio in realtà nascosto sotto lo strato, il primo strato di terra, quindi diciamo sui 5-10 metri, a 5-10 metri di profondità. Così come qui a Roma, se scaviamo un pozzo dopo 10-20 metri troviamo dell'acqua, anche lì teoricamente ci sarebbe dell'acqua, ma il freddo naturalmente lo ghiaccia, e il cosiddetto permafrost, che è, diciamo, un ghiaccio permanente finché le temperature che stiamo vivendo in questi giorni, che stiamo osservando in Artico, peraltro sono salite già di 4 gradi circa rispetto agli obiettivi di Parigi, che lo impongono intorno a 1,5-2 gradi. Questo ghiaccio quindi si sta sciogliendo, portandosi dietro il piano terrestre e appresso anche i villaggi che sono stati costruiti su questa piattaforma, diciamo, di terreno, che sotto c'è il ghiaccio. Il ghiaccio si scioglie, l'acqua va via, la crosta terrestre precipita e si porta dietro i villaggi. E noi ne abbiamo visti di villaggi russi che sono stati ricostruiti 200-300 metri all'interno, perché tutte le case in prossimità della costa sono venute giù. Andiamo a vedere il prossimo filmato, anche la fabbrica del ghiaccio, sempre realizzato da te, è quello che, insomma, racchiude un po' questa una delle tue spedizioni. Le acque sono costellate di iceberg e la veleggiata si fa presto entusiasmante mentre scivoliamo tra gli iceberg. Le loro lucide pareti ci sovrastano piuttosto preoccupanti. Ammainiamo le vele ben prima di entrare a Godhavn, perché non vogliamo rischiare, non conoscendone l'ingresso, tra bassi fondi e pezzi di ghiaccio arenati. Un tappeto di ghiaccio frantumato ci sbarra la strada verso il fronte del ghiacciaio. Passarci attraverso è un'esperienza eccitante e vagamente preoccupante, nel timore che si possa consolidare intrappolandoci. Una volta superato, rimangono solo i soliti frammenti sparsi cui siamo ormai abituati. Ci avviciniamo con prudenza al fronte del ghiacciaio nella speranza di assistere alla genesi di un iceberg.
riusciamo solo ad ammirare la caduta di grandi pezzi di ghiaccio che si staccano da un arco in alto sulla parete, ma per questa volta niente iceberg. Con una vedetta a prua, nello stesso mare carico di ghiacci, ci rimettiamo in rotta verso il Vaigat, il passaggio tra l'isola di Disco e la costa. Forme fantastiche e grotte misteriose ci passano accanto. Qui incontriamo i più giganteschi iceberg del viaggio. Sono vere montagne che impressionano ancora di più se si pensa che sono da 5 a 7 volte più profondi che alti. Insomma, avete assistito a uno spettacolo unico e di quel pezzo di crosta della destra che viene giù, Salvatore. Sì, quello è il fronte di un ghiacciaio, in particolare si chiamava Ekipsermia. Siamo in Groenlandia, all'altezza di Ilulissat, un po' oltre Ilulissat, dietro un paesino nascosto dietro l'isola di Disco, che è una delle isole della Groenlandia. È una cosa, diciamo, interessante osservare come ogni 15, 20, 30 secondi viene giù, diciamo, un pezzo di falda del ghiacciaio, del fronte del ghiacciaio, ma poi ogni 3-4 giorni si stacca addirittura un iceberg. E questo è, insomma, non è un fenomeno naturale o normale? Questo si può ancora classificare come fenomeno naturale, è la frequenza che non è più naturale, perché questo è quello che normalmente succede ai ghiacciai, che si muovono i ghiacciai, precipitano in mare. La pressione dell'acqua, perché la valle del ghiacciaio continua in mare, non è soltanto fuori dall'acqua, ma continua in mare, ad un certo punto la pressione dell'acqua che sta sotto, perché il ghiaccio tende a galleggiare, ma il ghiacciaio lo spinge giù, a un certo punto la pressione lo spinge verso l'alto e stacca dei grossi pezzi. A questo punto si genera l'iceberg. Gli iceberg sappiamo che ci sono sempre stati, anche ai tempi del Titanic, esatto, no? Ce lo ricordiamo. Esatto. Quindi questo è un fenomeno naturale, però la frequenza con la quale questi fenomeni poi accadono, questo non è più naturale, nel senso che ce ne sono con una frequenza troppo alta, troppo questo elevata. Perché, ritorniamo sempre al discorso, questa trasmissione cerchiamo di capire, di dare un po' delle chiavi di volta diverse, perché il green è un po' tutto, no? Cioè la sostenibilità ambientale oggi è alla base, anche l'ONU ha, insomma, stilato questi, certo, questi 17 obiettivi, dove la sostenibilità ambientale è alla base. È un problema anche politico, lo dobbiamo dire, perché i governi si devono mettere insieme per cercare di abbassare le temperature. Io ricordo che 40 anni fa, quando andavo a scuola, io a maggio avevo ancora il giacchettiello la mattina presto, ora a maggio fanno, a 9:30 fanno 35 gradi. Io dico maggio per dire, insomma, è piena primavera, non è estate. Questo comporta a tutta una serie di altri fattori in cui la natura si ribella, si adegua in base a quello che stiamo vivendo, e non va bene. Certo, allora, ecco, una cosa che, un'osservazione che mi piace fare, perché noi parliamo sempre di danni che arrechiamo all'ambiente. Sì. Allora, questi danni che noi arrechiamo all'ambiente in realtà si rivolgono sempre, quasi esclusivamente, a noi che li provochiamo. Sì. Perché la natura ha il suo modo di reagire e di ritrovare un suo equilibrio. Quindi la natura senza mare campa lo stesso. Ci saranno tante specie animali in mare che finiranno, insomma, che moriranno, ma troverà sicuramente il modo di generare delle nuove specie. Quindi la natura ha modo di difendersi. Immagine, altre immagini che voglio farvi vedere, grazie a Salvatore Magri, è il globicefalo, quindi il tuo rapporto con questi animali. Ecco, ce n'è uno qui che sta giocando con lui. La giornata è molto bella. Sì, un po' gelida l'aria. Però questa visibilità è molto bella. Mi chiedi di ripetere che non è stato chiaro? Non è stato chiaro. Non. Sta guardando l'altro. Verrei giù a baciarti.
Troppo forte. No, no, però sei davvero vero. Sei una vera. Ecco, Salvatore, come hai capito che voleva comunicare con voi? Allora, intanto vediamo dove eravamo. Qui eravamo a sud di Cap Farvel, che è la punta meridionale della Groenlandia, un mare che generalmente è tempestoso, più o meno alla stregua del Sud America di Capo Horn. E invece quella mattinata, quel giorno era limpidissimo, il mare calmissimo, un olio. Navigavamo a motore perché non c'era vento. A un certo punto ci ha accerchiato un branco di globicefali, 50-60 esemplari, che giocavano intorno alla barca. E ogni tanto qualcuno, questo in particolare, si è avvicinato così tanto alla barca e si è fermato sotto la barca e osservava noi, mentre anche noi a nostra volta lo osservavamo, e cercava probabilmente di stabilire un contatto con noi. E insomma si è espresso con quei versi, con quelle capriole che avete visto. E insomma, noi l'abbiamo interpretato come un tentativo di comunicare, perché era assolutamente tranquillo, si muoveva, era a suo agio, così come... Un altro fenomeno interessante che abbiamo notato in quella circostanza è che c'erano globicefali adulti e dei piccoli globicefali, che anche loro, molto più curiosi degli adulti, si avvicinavano alla barca, ma improvvisamente arrivavano due adulti, lo affiancavano e lo portavano via, perché probabilmente mamma e papà, non è roba per te, stai lontano, non sappiamo quanto possa essere pericoloso stare qui. E avete studiato anche questi animali? Abbiamo studiato anche questi animali. In quella circostanza avevamo a bordo con noi Mario Acquarone, il figlio di Nanni, che peraltro è l'ideatore di queste spedizioni, è l'inventore, l'ideatore, il proprietario della barca, è quello che ha studiato queste rotte. Ecco. E con cui tu ti affianchi a loro in questa equipe, sì, in questo team. Sì, certo. E con Mario Acquarone, invece, che è un biologo marino, all'epoca peraltro era segretario scientifico della NAMCO, che è un organismo internazionale che studia i mammiferi in Artico, e lui ci spiegava che esistono circa 750 specie di mammiferi marini, quindi una quantità enorme. E lui li riconosceva, che ne so, dal ciuffo del respiro, sì. Dalla nube dello spruzzo che fanno le balene, piuttosto che i capodogli, piuttosto che altri cetacei. Vi siete avvicinati anche a delle orche? Abbiamo visto orche, abbiamo visto megattere. Con le megattere pure abbiamo giocato in una circostanza. Eravamo a Frederikshavn tra British Columbia e l'Alaska. Eravamo in questa baia con un centinaio di megattere intorno. A un certo punto alcuni di questi si sono avvicinati, hanno giocato con la barca e poi hanno cominciato a saltare fuori dall'acqua. Esperienza bellissima. Bellissima. Insomma, in sostanza, Salvatore, dobbiamo anche attraverso queste trasmissioni un po' solleticare l'attenzione, no, di tutti i nostri telespettatori, dare informazione, perché ognuno di noi può fare sicuramente qualcosa, lo dobbiamo dire. Sì. Insomma, differenziare in maniera corretta, non gettare nulla in mare. Poi certo, c'è su larga scala anche le petroliere che devono fare un certo tipo di discorso e di lavoro. Però noi possiamo veramente nel nostro piccolo fare qualcosa di importante. Deve cambiare anche un po' la cultura. Adesso il PNRR e il discorso dell'Europa e il discorso anche che siamo arrivati a un punto di non ritorno e l'ONU, insomma, l'attenzione è salita. Possiamo ancora fare tanto? Allora, siamo gli unici che possono fare qualche cosa. Quindi o lo facciamo noi, popolazione mondiale, o non lo fa sicuramente la natura per conto nostro, perché come dicevo prima la natura lo troverà un suo equilibrio. Senza la razza umana non c'è problema, la natura continuerà ad esistere in forma di vegetali piuttosto che di altri animali. Quindi siamo gli unici che possono agire su questo fenomeno, e le cose che possiamo fare sono tante. Quello che mi piace dire è che probabilmente sicuramente va bene il riciclo, la corretta, diciamo, raccolta differenziata, vanno tutte bene queste cose, ma la cosa che andrebbe meglio di tutte è ridurre proprio i consumi. E purtroppo
è difficile, ecco, questa è un'azione sicuramente difficile da intraprendere, perché ciascuno di noi è abituato ormai alle proprie comodità, e tornare indietro, rinunciarci, abbassare un po' le temperature d'inverno dei riscaldamenti piuttosto che altra cosa, può risultare davvero difficile se non si interviene soprattutto sulle nuove generazioni, spiegando bene qual è, diciamo, la via che abbiamo intrapreso e che bisogna assolutamente i consumi bloccare. La plastica, diciamo, un po' su tutti, ma non solo la plastica. Esatto, la plastica un po' su tutti, perché è il fenomeno che è più visibile, è certo, quello che noi riusciamo meglio di tutti a vedere, ma ci sono tante altre cose che vanno a danno dell'ambiente, gli idrocarburi, i gas piuttosto che appunto petrolio e altre cose, certo, sostanze nocive all'ambiente. Grazie a Salvatore De Magri, veramente, insomma, per questa bella bel pezzo, insomma, di puntata, ci ha accompagnato in un mondo che, ecco, è un po' sconosciuto ai molti. Quindi grazie per la tua esperienza e alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Noi ci fermiamo e andiamo in pausa. Ben ritrovati in questa seconda parte, diamo il benvenuto a 50 sfumature di green al professor Ezio Bussoletti, esperto dello spazio Ministero della Transizione Ecologica, ma anche ex vicepresidente dell'ASI. Benvenuto, anche se ci siamo già sentiti e visti in altre circostanze. Grazie, buon tutto a voi, sempre felice di farmi intervistare da voi. Allora prof, noi iniziamo questa nuova trasmissione col palinsesto estivo, insomma 50 sfumature di green, ma dove il green ovviamente sta per ambiente, sostenibilità, modi di vita anche diversi. Nella prima parte abbiamo parlato anche con Salvatore Magri, navigatore oceanico, abbiamo parlato anche di mare. Oggi, in queste settimane, con il problema anche della siccità, che porta anche a delle ripercussioni negative per quanto riguarda la filiera alimentare e non solo, l'acqua come elemento primo benefico, dobbiamo preservarla in una certa maniera, quindi dal mare all'acqua, ecco, sappiamo che l'ONU ha fissato nei suoi 17 obiettivi anche la salvaguardia del pianeta. Come possiamo fare noi ad andare incontro a quelle che sono le esigenze naturali del pianeta? Risparmiando energia, consumando meno, ed è soprattutto un problema non solo pratico ma anche culturale, quello dello sprecar meno? Beh, il discorso è un momentino più articolato. Prima ancora di usare energia in maniera differente, è opportuno renderci conto che sta finendo, se non già è finito, un ciclo storico di vita. Questo significa che bisogna cominciare a ragionare rendendoci conto di quello che sta succedendo, e quindi di conseguenza bisogna cominciare a capire che bisogna cambiare veramente paradigma di vita, modo di vita, modo di sfruttamento di tutte le risorse terrestri, e quindi di conseguenza imparare anche a consumare meno e in maniera più razionale. Questo vale per qualunque cosa. Io vi do una serie di esempi che mi lasciano sempre più allucinato. Da sempre si parla del fatto che bisogna cominciare a ritornare alle origini. Entrate in qualunque grande superficie dove viene dei negozi grandi e vedete la quantità di scatolame che contiene quello che compriamo, che è allucinante. Io lo vedo a casa mia, semplicemente. Se non vado al mercato, dove ancora la situazione è accettabile perché ti danno le cose direttamente in buste di carta e il tutto è contenuto, ma tutto contenuto in una busta di plastica, lì al supermercato è una cosa allucinante. La frutta è venduta in scatole di plastica, la pasta in contenitori di carta plastificata e compagnia bella. È impressionante. Ed è chiaro che questo non può durare, non può continuare.
noi stiamo ammazzando il pianeta. Cioè la politica può fare qualcosa in questo tempo? Ah, sì, la politica può e dovrebbe fare un sacco di cose. Innanzitutto dovrebbe dare il buon esempio, cosa che non è sempre sicuro e vero. Altra cosa importante, dovremmo cominciare a far capire ai cittadini, visto che pare che da soli non ci arrivano, che bisogna cambiare proprio le modalità di approccio. Io sono vecchio, ho 75 anni. Ai tempi miei, quando eravamo giovani, la gente andava a comprare nei negozi le cose, che era sfusa. E quindi poi ti vendevano la quantità di roba di cui avevi bisogno e te la impacchettavano in un pezzo di carta. L'arrivo della plastica è stata una cosa orribile. Ecco, quello che voi state mostrando in questo momento è niente. Ricordiamoci che ci sta un intero continente di plastica che galleggia nel nord del Pacifico ed è impressionante ed è tutta roba che non si ricicla meno che mai in pochissimo tempo. Poi un altro fatto essenziale, la gente deve capire che il clima sta cambiando e non è solo, stiamoci attenti, non è soltanto l'influsso dell'industrializzazione umana. Qui il problema è che il clima ha dei cicli storici che forse si sono un attimo più resi più veloci rispetto a prima, ma i cicli storici che vanno dalla glaciazione all'enorme picco di caldo ci sono sempre stati nel passato. Io vi do sempre due esempi e ricordo sempre due esempi ai miei studenti. Greenland, la Groenlandia si chiama Greenland, cioè una terra verde, perché questo significava che ai tempi dei vichinghi, e forse anche prima, era verde, non era ricoperta di ghiacci. Quindi per certi versi quella che noi conosciamo è l'effetto di una glaciazione, che però sta finendo. Altra cosa, è noto che nel 1300 e nel 1400 in Inghilterra venivano prodotti vini, cosa da rabbrividire al solo pensiero il gusto e la qualità anche oggi, ma perché essenzialmente le condizioni climatiche erano differenti. Allora, tutte queste cose ne vanno tenute conto, cioè stiamo andando verso un periodo di riscaldamento. Il vero problema è l'incoscienza con cui stiamo affrontando questo tipo di problema. Certo. È l'unico vero problema. No, lo sa, prof, perché le sto dicendo questo, perché insomma, abbiamo appreso circa qualche mese fa che il sistema, insomma, che è stato un po' diffuso a tutti i governi, quello di ridurre la plastica e soprattutto proprio di eliminarla, quindi la plastic free, il governo italiano l'ha rimandato al 2023. Cosa succede questo? Cosa comporta? Noi sappiamo benissimo che il deterioramento della plastica, che è l'elemento peggiore in assoluto che c'è nell'ambiente, no? Che si disperde nell'ambiente, è diciamo quel materiale peggiore, si smaltisce in 500 anni, fino a 500 anni. Cioè capite bene, no? Una lattina magari di una bibita o fino a 500 anni. Poi c'è il discorso del mare. Allora, Greenpeace ha stimato che solo l'1% arriva in superficie e il 4% diciamo che si attesta a metà, no? Le nanoplastiche e le nanoplastiche e le microplastiche. Il restante 94% è sul fondo del mare. Noi parleremo sicuramente anche nelle prossime puntate. Abbiamo trovato una persona che attraverso una startup ha ingegnato un motorino che va sui fondali del mare, poi bisogna vedere a che altezza, per raccogliere tutta questa plastica. Ecco perché ritorno sul discorso del mare. È necessario per questo discorso, come abbiamo detto, della politica, ecco perché le ho fatto la domanda, perché non abbiamo più possibilità di sbagliare. C'è un'altra cosa ancora più grave. Signori, le microplastiche noi ce le portiamo appresso nel sangue e nel nostro corpo. Le assorbiamo dappertutto, con la frutta, con l'aria, con il pesce che mangiamo e compagnia. Beh,
Quando si sente dire, come tu dici adesso giustamente, che il governo ha rimandato la discussione su questo tema, e questa è la risposta della incapacità, per non dire dell'incoscienza, a mio avviso, delinquenziale dei politici. Qui ci stiamo preoccupando di fesserie politiche, di liti fra governi che sono più liti da cortile che non cose di una certa serietà. E poi invece non ci occupiamo di questioni invece che riguardano globalmente la salute pubblica. E questa è la realtà. La gente se ne deve rendere conto e forse ricordarselo anche quando va nella cabina elettorale. Questi vanno solo mandati a casa, punto e basta. Anzi, direi, visto che io sono particolarmente cattivo, anche mandati a imparare un mestiere che potrebbe essere il recupero dei terreni marginali, anche per esempio della mia Puglia o in altre zone, che vadano a zappare. Almeno forse hanno finalmente un'attività di una certa serietà. Certo. È utile per il paese. Assolutamente. Prof, noi siamo imbattuti anche un'altra trasmissione, lo sai, io seguo anche lo sport, un'azione lodevole da parte di un'associazione che ha creato una gara che si chiama Rifiutolon, cioè invece che Marathon ha unito, no, i due termini, i rifiuti e Marathon, li ha messi insieme e hanno fatto Rifiuto. Cioè cosa fanno con i bambini, quindi discorso anche culturale, andare su una spiaggia come quella che abbiamo vista prima e fare una gara a chi raccoglie nel sacco più rifiuti. L'abbiamo intervistato più volte perché sappiamo, e lo faremo anche in questa trasmissione, c'è un discorso di cultura, c'è un discorso, no, di sapere insegnare ai bimbi a buttare e a conferire anche in termine tecnico, no, quel rifiuto, soprattutto di non gettarlo a terra. Assolutamente. Ecco, questo è l'altra azione che io penso che ogni cittadino oggi debba fare, al di là di quello che sia il discorso politico, che con me sfonda una porta aperta, perché ci siamo un po' attivati perché l'ONU ha dato i 17 obiettivi, ci siamo attivati perché c'è il PNRR, ma noi lo sappiamo benissimo che questo è un processo che parte sicuramente più da lontano ed è culturale. È chiaro, qui è un problema di fondo. Allora, tutta questa iniziativa con i bambini è fondamentale perché effettivamente li educhi a fare qualche cosa. Ma per educare i bambini a qualche cosa hai bisogno che chi li educa, e quindi essenzialmente la famiglia, abbia già una cultura e soprattutto una sensibilità del caso. Se no è solo tempo perso. Perché anche lì sono attività, qui vedo questi ragazzi che fanno questa raccolta di rifiuti. È bellissimo, è meraviglioso. Ma la fanno ogni giorno? No, la fanno quando possono. È più una indicazione di quello che c'è da fare, ma poi viene meno la continuità, non c'è quella. Visto che tu ed io e noi e chi vi ascolta probabilmente in buona parte abita a Roma, beh, è un divertimento, se volete, dico cinicamente, farsi una passeggiata per le strade di Roma. E lì non è solo il problema che l'ama ha dei problemi intrinseci e che la realtà è la cultura della gente che non c'è. La gente butta le cose per strada, i rifiuti non vengono raccolti e qui è indipendente, devo dire, mi dispiace, ma persino dal colore politico, perché chi c'era prima non ha fatto nulla, chi c'è adesso sta continuando a non fare niente. E l'unica soluzione che inizialmente avevo proposto, che è una cosa che fa rabbrividire e che farebbe rabbrividire se si sapesse in un paese civile, la proposta del presidente, del nuovo presidente dell'AMA, che peraltro è già andato via, aumentiamo di 100 euro lo stipendio, così forse si mettono a lavorare. Ma stiamo scherzando, signori? Così si mettono a lavorare? Ma questi devono lavorare semplicemente perché è il loro dovere, visto che percepiscono uno stipendio. Non gli ha mica ordinato il medico o il loro padre spirituale di andare lì il 27 del mese a recuperare soldi. È chiaro, no, ma mi sfonda una porta aperta su questo, sono assolutamente d'accordo. Poi a Roma abbiamo altri problemi perché, insomma, di recente è andata a fuoco anche la parte della discarica di Malagrotta, abbiamo dei problemi di rifiuti, noi li vendiamo, poi ripeto, ospiteremo anche altre realtà. A Roma, nel Lazio si vende l'immondizia, cioè esatto. Si vende, pardon,
noi paghiamo per raccogliere verso altre parti d'Italia o all'estero l'immondizia, che non sappiamo dove metterla. Questo è un altro caso allucinante. Allora, adesso è venuta fuori l'idea dell'inceneritore. Sì. Abbiamo messo 20 anni per osare parlare di inceneritori. Nei paesi civili, sì. Io ho abitato per 14 anni a Parigi. Sì. A Parigi ce ne ha 4 di inceneritori, ecco. In città, non a 20 km o a 50 km di distanza, in città e non in periferia, dentro la città. È chiaro che se noi abbiamo il tipo di sensibilità verde che c'è spesso in Italia, non si farà mai nulla, perché la prima cosa che non si deve fare, ovviamente, se un problema lo risolvo, io verde che mi agito per qualcosa, perdo completamente di peso politico e di significato. Certo, c'è la rivolta anche della popolazione. Chiaro, è chiaro. La realtà è questa. Cioè, prof, visto che ha parlato di Parigi, la Plastic Free... il governo francese l'ha posta dal 1 gennaio 2022, arriviamo sempre dopo, eh? Ma tu... sono dati quelli che do, eh? Esatto, ma quello che io vorrei dire è: lasciamo perdere i paesi del nord Europa, d'accordo? Sono sì, dei paesi, sì, tutto sommato con una storia culturale diversa, quindi proviamo a confrontarci con i paesi tipo il nostro. Beh, egregi signori, andate a Marsiglia a vedere com'è tenuta la seconda più grande città di Francia in termini di pulizia. Ma che sono? Strani loro o forse siamo strani noi? No, ma io dico che è discorso di cultura, perché non a caso Greta Thunberg è un paese del nord Europa, sono sicuramente più sensibili, dice ma loro sono di meno, hanno problemi diversi. No, hanno iniziato prima, adesso è venuto fuori la transizione ecologica, l'ambiente, insomma, noi ci conosciamo da tanti anni, ci siamo conosciuti a Festival della Sostenibilità a Roma, e ne parliamo ormai da diversi anni. Perché questi eventi sono sempre più meritori, chiamiamoli così? Perché scuotono la coscienza di ognuno. Io ripeto, anch'io sono messo, insomma, lì a vedere, e devo dire che qualcosa in me è cambiato, perché insomma sono più sensibile ad alcuni temi, ma non per oggi, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Esatto, la responsabilità è per le generazioni future, esatto. La gente non se ne rende conto. Siamo stati educati a vivere sul presente, non dimenticando, però completamente ignorando, anzi direi brutalmente fregandocene, che il nostro presente è anche il futuro degli altri, di quelli che vengono dopo. Quindi poi i risultati sono quelli che stai facendo osservare. E a questo si aggiunge poi il primo discorso che ha introdotto all'inizio della tua conversazione, è che l'acqua manca. L'acqua manca, è vero, c'è molta meno pioggia in questo periodo, i ghiacciai non sono stati quindi rigenerati e rinvigoriti dalle cadute di neve o altro, questo è un dato di fatto. Ma ci spieghiamo perché, come mai, per esempio, sempre per parlare di Roma, per riconoscimento direttamente dell'ACEA, perdiamo quasi il 48% dell'acqua che viene convogliata e trattata lungo il percorso. Ma stiamo scherzando? Vogliamo parlare del famoso acquedotto pugliese, che io conosco essendo nato a Bari, che va a prendere acqua addirittura in un'altra regione e perde quasi il 50% lungo le condotte? Signori, questa è la realtà. E questi non sono dati che scopriamo per caso oggi, sono dati noti da decenni. Non c'è una persona a livello politico o manageriale che abbia risolto il problema. Non certo. Una. Prof, la tecnologia può sicuramente aiutare. Adesso i droni sono stati, insomma, creati per
vedere anche il terreno, l'ambiente, alcuni robot, l'abbiamo detto, no? Aiutano per raccogliere la plastica in mare, insomma la tecnologia aiuta. Ecco, lei è stato vicepresidente dell'ASI, quindi parliamo anche della tecnologia proprio al massimo livello. Ecco, andare nello spazio e capire magari con occhio diverso, no? Da fuori anche dei fenomeni climatici, atmosferici, ozono, ecco, quanto può aiutare e quanto anche la ricerca spaziale può aiutare il nostro ambiente, la nostra vita a migliorare. Ti ringrazio della domanda perché mi permette innanzitutto di invitarvi il 28 ottobre, dunque dal 20 al 28 ottobre ogni anno, questo è il 13esimo se non sbaglio, che a Roma viene tenuto il Festival della Diplomazia. Questo festival raccoglie due tipi di audience: tutti i diplomatici che sono presenti a Roma e gli studenti delle università romane o anche di altri posti, in cui tecnici, esperti e cose varie dibattono una serie di temi di interesse. Io da vari anni ho la responsabilità di un settore e quest'anno coordino dalle 9:30 alle 12:30 di quel 28 di questo di ottobre, proprio un dibattito che ha come tema come può lo spazio essere di aiuto allo sviluppo sostenibile del paese. Quindi innanzitutto tutti i vostri studenti, ma ve lo farò risapere, sono molto invitati, perché parliamo di loro, torniamo al discorso di prima, d'accordo? Il dibattito si terrà al Centro Studi Americani, che ha una sala che contiene fino a 100 persone e poi altre da cui puoi partecipare, quindi saremmo felicissimi di avervi i nostri ospiti prima di tutto. E sicuramente lo spazio è fondamentale, perché questo ti permette di avere 24 ore su 24, tenendo conto delle tecnologie che si possono utilizzare, qual è lo stato del pianeta, qual è l'evoluzione momentanea e storica di certi fenomeni, e quindi permette anche da una parte di fare interventi immediati se hai un problema drammatico nel momento, dall'altra di pianificare in maniera corretta intervento, quindi non solo monitoraggio ma di contenimento o soluzione di problemi ambientali. Oggi si studia grazie allo Prof, grazie allo spazio si possono studiare questi fenomeni, possiamo studiare come sta lo stato di salute del nostro pianeta. Assolutamente sì, e tra l'altro con le tecnologie attuali, siccome si usa molto, cosa in cui l'Italia è leader, e che è quindi le misurazioni via radar dallo spazio, 24 ore su 24, indipendentemente dalle condizioni del tempo, perché mentre se usi dei satelliti che usano soltanto dei sensori nella parte visibile dello spettro, ovviamente non puoi vedere quello che succede di notte o se ci sono nuvole. Viceversa, quando si usano tecnologie radar, in cui l'Italia è il leader mondiale, d'accordo? Tu 24 ore su 24, indipendentemente da quelle che sono le condizioni meteo, hai sempre un'immagine costante e continua di quello che stai osservando. E questo è importante. Com'è la situazione italiana? Io penso che siamo veramente delle eccellenze a livello, no? Di astronauti piuttosto che ingegneri e fisici che stanno, diciamo, attorno allo spazio. Io penso che veramente possiamo vantare delle menti eccelse. Tecnicamente il nostro paese è sicuramente fra i primi 5 o 6 a livello mondiale. Ovviamente non abbiamo altrettanti soldi che hanno grandi potenze come Stati Uniti, Russia e Cina, e adesso anche il Giappone sta entrando pesantemente, ma comunque abbiamo competenze tecniche e scientifiche di altissimo livello, abbiamo un'industria nazionale di grandissima qualità, abbiamo esperti di altissimo livello, i nostri astronauti sono altrettanto buoni che quelli degli altri paesi, se no altrimenti non verrebbero selezionati.
E la forza maggiore che abbiamo è che stiamo diventando sempre più importanti anche a livello europeo. Allora, qual è il problema? Per poter competere sia tecnologicamente che economicamente, è stata creata l'Agenzia Spaziale Europea in modo tale da, mettendo insieme tutti i paesi europei, a cui si sono aggiunti anche Canada e Norvegia, d'accordo? Cominciamo a creare un pacchetto di mischia tale da poter avere un bilancio e una quantità e qualità di tecnologia di persone che è perfettamente competitiva con quello dei grandissimi paesi. Certo. Okay. L'Italia in questo periodo, soprattutto in questo ultimo periodo, nel momento in cui è stata passata la delega allo spazio al ministro Colao, ha fatto passi da gigante, il governo si è reso conto della importanza e della strategicità del settore spazio, nella sua globalità, non solo con l'applicazione ai problemi ambientali, ma globalmente, e ha praticamente raddoppiato nel quinquennio rispetto a quanto succedeva precedentemente il suo bilancio, e abbiamo grosso modo 4 miliardi e qualcosa di euro che il nostro paese in quanto tale ha messo sul tavolo per cooperare insieme con gli altri paesi. Certo, è stato chiaro. Però fai l'ultima, perché poi la lascio ai suoi impegni come promesso, l'ultima veloce. Che esigenze abbiamo di più oggigiorno? Cioè, dobbiamo sistemare cose, tante cose, ma secondo lei la priorità qual è? Su che tipo di sostenibilità, scusate, ci dobbiamo concentrare? Secondo me bisogna veramente che la gente impari a cambiare vita. È l'arma più potente che abbiamo e alla fine anche la più semplice teoricamente da realizzare. Questo farebbe fare un salto enorme. Il problema è che io sono pessimista proprio su questo stesso tema. E devo dire, vi aggiungo, che anche se qui tutti parlano dei grandi trasporti da fare in via elettrica, peraltro solo automobili e non camion, ho i miei dubbi perché da nessuna parte ho mai sentito chiedere mai che cosa succede della sostenibilità in termini di materie prime necessarie a creare una cella elettrica, quindi le batterie di alta potenza, e dall'altra per come riuscire a liberarcene una volta. Però in chiusura mi lancia questo argomento. Cavolo, nel senso ci che vediamo, è un argomento che mi sta molto a cuore e soprattutto io lo sostengo, perché la promessa è che nel corso dell'estate ci risentiamo. Ecco. Perché io voglio assolutamente approfondire dove la crisi e la guerra in Afghanistan ha portato alle materie prime, a venire meno le materie prime che servono per i microchip, per gli smartphone e per le auto, e di conseguenza tutta la filiera. E poi come smaltire le famose batterie dell'auto e non solo. Allora, su questo però, mi promette, ci riaggiorniamo perché mi sta molto a cuore. Promessa. Perché sventolano alle 4:20 le macchine ecologiche, quando poi alla fine bisogna... Torniamo anche al problema delle famose lampadine che durano un sacco. Esatto. Vabbè, allora, con lei... Il conto da fare non è quanto ti fa guadagnare o risparmiare qualche cosa a valle. Tu a monte devi fare un controllo e un conto. Quant'è l'energia e la materia che hai speso per produrlo? Poi lo confronti con quello che hai guadagnato o non hai speso e vediamo se il bilancio è positivo o negativo. Allora, questo è il lancio per una delle prossime, non diciamo la prossima, ma le prossime puntate con il professor Ezio Busetti, che è un tema che mi sta molto io a cuore e vogliamo capirci di più. Dal 2 al 15 luglio non sono disponibile. Perché dopo il 15? Dal 2 al 15 non sono disponibile. No, prof, noi andiamo avanti anche a fine luglio, prima d'agosto, quindi allora io la disturberò. Un grande abbraccio, prof, grazie. Salute a tutti e ricordatevi dell'invito, vi terrò informati dell'invito per quella conferenza che può essere interessante anche per i vostri studenti. Bene, grazie al professor Ezio Bussoletti, grazie alla prossima, esperto di spazio, nonché ex vicepresidente dell'ASI. Bene, termina qui questa puntata di 50 sfumature di Green. Io saluto e ringrazio tutto la regia, il comparto tecnico. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao!